Benvenuti a tutti. Oggi è domenica, 4 dicembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Rampanti, col sestile Luna Marte. Luna Arietina quest'oggi, amica del vostro inquilino Marte, in realtà anche di Saturno, che arriva di tanto in tanto a moderare un po' i vostri bollori perché non siano eccessivi, specie se con Venere, Mercurio e il Sole contro vi lasciate trascinare dagli altri, ancora più esagerati di voi. Sul piano sentimentale il cuore batte a mille, vi state prendendo una cotta colossale e già vi sentite ardere. Vivaci e molto coinvolgenti anche le amicizie, con le quali prendete accordi per le vacanze della prossima settimana. Insomma, la vita ve la fate girare attorno a un dito, con il coraggio, la sportività e quel pizzico di incoscienza, dono del vostro attuale inquilino, col pianeta rosso non ci sono mezze misure, o tutto o niente. E così voi scegliete tutto. Le amiche contribuiscono al malessere generale soprattutto quelle pettegole in cerca di guai. E qualche guaio pure potrebbero procurarcelo se non sapremo tenerle a bada. Fortuna che c'è l'amore a consolarci con conferme di affetto e passione, l'attrazione non mancherà e potrebbe esserci anche un rapporto perfetto e qualche amore nuovo. Tentazione per le persone di una certa età di amori giovani. Vitalità, ma troppa impulsività. Evita la fretta. Liberati delle cose inutili. Le finanze saranno in primo piano. Ascolta gli altri con più attenzione. Giornata ottima, sotto tutti gli aspetti. Eccellente forma fisica. Farai degli incontri importanti e divertenti, buona la salute e ottimo umore. Avete ancora tempo per decidere sul da farsi. Non strafate e cercate di concentrarvi di più sui vostri obiettivi. Giornata non molto fortunata per i trasporti, chi si sposta per lavoro o per studio oggi dovrà fare i conti con alcuni contrattempi che potrebbero far perdere la pazienza. L'amore non vi mette di buon umore, state rischiando troppo. Siate meno gelosi e possessivi e vedrete che tutto si risolverà. Le storie fugaci non fanno per voi. È tempo di fare sul serio e c'è già chi non vede l'ora di bussare alla porta del vostro cuore. Non guardate troppo quello che fanno gli altri quanto piuttosto quello che fate voi, nel vostro cielo potrebbe essere scritto il successo, ma per conquistarlo dovete stare attenti a ogni passo che fate. Il giorno non passerà senza offrirvi delle buone opportunità per mettervi in proprio, se state pensando a un lavoro autonomo è giunto il momento di pensarci seriamente. Per chi ha già un lavoro forse è in caso di pensare di cercarne un altro più soddisfacente. Non c'è persona peggiore di chi non vuole chiarire, voi ne incontrerete oggi una che farà orecchi da mercante sulle vostre richieste di chiarimento. Oggi il vostro umore sarà alquanto altalenante, poiché la luna ha deciso di tirarvi qualche scherzetto. Siate disponibili e accettate qualche critica in amore se siete nate alla fine del segno. Cercate di evitare le battutacce oggi, sia al lavoro che nella vita privata. Qualcuno potrebbe risentirsi dei vostri comportamenti e ricredersi sulla vostra persona. Il divertimento ormai dovete lasciarlo alle vostre spalle e riprendere consapevolezza del vostro lavoro e dei vostri impegni. Gioco dei transiti discretamente positivo che vi allieta questo nuovo giorno di dicembre. Se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 17 al 20 del mese di giugno, avrete ottimi risultati nelle attività sportive se le praticate. Rampanti con Marte nel segno in aperto conflitto con Trio Sole Mercurio Venere all'opposizione e, come se non bastasse, oggi bisticciate anche con la bianca signora allo zenit in quadratura insieme ai suoi esimi accompagnatori Giove e Nettuno. Occhio a non esagerare, anche se avete un arsenale a disposizione e un ottimo tiro con la loro potenza potrebbero confondervi le idee e farvi sprecare tutte le cartucce, specie sul fronte del cuore. Sembra inventato per voi il proverbio, chi troppo vuole, nulla stringe. Amore ed Eros. La cotta vi rende grintosi, specie se l'oggetto delle vostre brame non vi ha ancora detto né sì, né no. Appassionati ma confusi rischiate di rovinare tutto con un atteggiamento sbagliato e la battuta urticante che vorrebbe essere simpatica e invece. Litigiosi in coppia, anche se in realtà siete voi quelli che attaccano,
mentre il partner sorridente cerca di parare il colpo prendendovi amabilmente in giro. Tutti gentili con voi, fin troppo, perfino i suoceri, malmostosi per definizione, nei vostri confronti si rivelano così gentili e amabili, forse più della vera famiglia. Capiscono che siete nervosi per il lavoro, troppo carichi ma interiormente stanchi, perciò vi giustificano mettendosi di mezzo per evitare il contenzioso. Le coppie che progettano un futuro insieme troveranno terreno fertile anche nelle persone che hanno intorno. Anche per questo motivo, saranno ulteriormente propensi a fare dei progetti comuni importanti. Una configurazione astrale particolare continua a stimolarvi e a volervi pungolare nel mettervi in piazza, se siete ancora single. Il mondo variegato dei social media è un canale privilegiato per la vostra capacità di interagire, comunicare, conoscere gente nuova. Molti di voi, specie se nati nell'ultima decade gemellare, si confrontano con queste realtà, ricavandone indubbi benefici. Incontri e sorprese che non vi aspettate saranno dietro l'angolo. Sappiate ammorbidirvi un po' che se appartenete alla prima decade. Il fortunato duo Marte-Saturno vi induce a una maggiore leggerezza ma soprattutto fa aumentare in voi la tipica voglia di vivere, che sapete donare a chi vi circonda. Lavoro e denaro? I soliti imprevisti che capitano sempre di domenica contrariandovi non poco. Partite con un'idea, oggi per esempio vorreste darvi allo sport o fare qualcosa di diverso, e invece patatrac, una chiamata dal capo vi scompiglia ad un tratto tutti i contatti. Vero, siete bravi, eloquenti, in gamba, perciò in tutte le situazioni più complesse l'unico prestigiatore in grado di fare miracoli siete voi e così. Anche oggi vi tocca. Affare goloso concluso con tempismo, naturalmente anche stavolta a vostro favore. Guai a contraddire il capo ma a farlo può anche rappresentare un messaggio di personalità senza tuttavia voler pestare i piedi agli altri. Osare è un'opzione da tenere in conto, a volte lo dimenticate. Fate attenzione a non spendere e spandere tanto in questo fine settimana specie per bani di carattere edonistico. Nettuno, pianeta della liquidità, vi rema contro dal segno nemico amatissimo dei pesci, specie se siete nati dal 10 al 15 di giugno e può non assistervi nell'essere prudenti e nel non farvi esagerare in sperperi. Benessere. Benessere un corno, tremicrania, stati infiammatori e il fegato che vi duole a causa di frequenti arrabbiature, siete veloci e rampanti, ma sotto sotto non potete affermare di sentirvi bene. All'esterno vedendovi trottare così avete l'aria dello sportivo inarrestabile che non cede mai anche se l'immagine allo specchio è splendente in controluce vedete qualche ombra. State su ad adrenalina e caffè mentre avete una gran voglia di addormentarvi tra le braccia del partner, dormire e basta, il sesso domattina. Il transito di oggi avvantaggia il tuo lato più morbido potresti voler stare vicino ai tuoi figli oggi o rimanere a casa dal lavoro. Puoi anche esplorare il lato morbido mentre sei al lavoro, ascoltando i tuoi collaboratori e mostrando loro che ti interessi. Per lei, vita piacevolmente spericolata, in amore sfarfalleggiate mietendo vittime senza cedere il cuore a nessuno. È mio, dite con convinzione. E intanto gli altri guardandovi ci perdono il proprio. Per lui, condottieri nati, mente limpida, parola convincente e un fascino che non perde mai colpi. Neppure con l'avanzare dell'età. Insomma, siete la riedizione dei pifferaio magico con una